Ciao fragoline, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come leggete dal titolo, sono andata allo spaccio dei dolci, ovviamente dove ci sono cose da mangiare e tantissimi dolci come caramelle, eccetera. E dato che ormai si avvicina Halloween e io ho deciso di non fare, diciamo, video come l'anno scorso, ma solo per quest'anno, per il semplice fatto che sono in ballo con la nuova casa e con il lavoro nuovo, per cui è un po' difficile organizzare, diciamo, i video come si deve. Per cui quest'anno ho solo comprato qualcosa per Halloween, ma giustamente non ho, diciamo, fatto video e non ho ancora preparato video e credo che non lo farò. Per cui ho deciso di comprare qualcosina per Halloween. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Ovviamente è una busta abbastanza con tante cose. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così non vi perdete neanche un solo video quando usciranno sul mio canale, lasciarmi un like e ovviamente vi aspetto anche su Instagram che lì metterò tutte le foto, i video, cose che faccio ogni giorno. Adesso diciamo non proprio ogni giorno perché sto lavorando e neanche riesco a stare più su Instagram come facevo prima che mettevo tante storie. Adesso è completamente diverso. Comunque, a parte di quello, iniziamo e vi faccio vedere che cosa ho comprato. Che poi è tutto da mangiare. Comunque, tema per Halloween. Allora, ho preso questa zucca con scritto dolcetto e scherzetto, carina, che avevo pensato di metterla come decorazione, tanto è di plastica, la puoi anche lavare. E la metterò come decorazione nella nuova casa. Adesso non so più o meno che cosa potrò metterci dentro, eccetera. Anzi, datemi dei consigli, ovviamente quando tirerò via queste cose, che sono caramelle, datemi consigli come addobbare, diciamo, questa zucca e metterla sul tavolo o su, ad esempio, un comodino. Perché la mia idea era questa, o metterla sul tavolo nel mese di ottobre e decorarla e basta. L'unica cosa che ancora non ho, diciamo, le idee chiare, però se voi avete qualche idea scrivetemelo qui sotto nei commenti che a me mi farebbe piacere. Iniziamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è dentro. Questa l'ho pagata 6 euro. Allora, ho speso in totale 33,24 euro. Questa qua l'ho pagata 6,49 euro. Me la ricordo perché è l'unica che costa abbastanza un po' tanto. Sembra che puoi farlo anche dal salvadanaio perché ha un buco qua dove puoi mettere le monete, solo che è chiuso. Almeno che riesco ad aprirlo, fare il buco, così potrei farlo diventare anche come salvadanaio, non lo so. Adesso vediamo. Comunque, dentro c'è tutte queste caramelle. Non le mangio io, perché dopo un po' mi stufo a mangiare tutte queste caramelle perché fanno male. Per cui, dato che ho mio cugino piccolino di 4 anni, la maggior parte gliela do anche un po' a lui, perché lui almeno piace le caramelle e secondo me è meglio. Comunque, queste sono i lecca lecca gusto di ciliegia al Dracula. Praticamente Dracula. E c'è dentro questo. Poi ci sono dentro queste caramelle che non so cosa. Confezione, caramella dura. Riempicalze. Sono queste caramelle qua che non c'entrano niente con Halloween perché ci sono, diciamo, le ciliegie, tutti i frutti, non c'entra niente. Vabbè, poi c'è questo che il mio ragazzo va matto di queste cose. A me non piacciono,
Per cui questo qua, che non so che gusto è, si chiama trinchetto. Comunque a me non piace. Glielo do a lui. E poi c'è lo dog, che carino, di trolli. Ce ne sono tanti. Due, tre, quattro, cinque, sei ce ne sono dentro. Tutti questi. Allora, pensavo meglio, perché per 6 euro, vabbè, mica di tutto, per 6 euro pensavo meglio, però vabbè, loro dicono, tanto poi questa la utilizzi perché di plastica la puoi utilizzare. Comunque carina, l'ho presa di più per quello, per utilizzarla in casa, per cui fatemi sapere come la posso utilizzare, che è carina. Basta mettere il coperchio e voilà. Ovviamente questo va tirato via. Andiamo veloce perché sennò parlo troppo. Poi ho preso gli horror biscuit, praticamente biscotti a forma di zucca. Queste qua sono, l'hanno fatto al forno, ma non c'è, ah, senape, arachidi, un po' di tutto. Questi ho preso. Quasi quasi faccio una challenge di quello di mangiare cose per Halloween, solo che sono più dolci che tutto il resto, per cui. Poi ho preso questi qua a forma di Dracula, tipo denti, cioè sono i denti di Dracula, questi qua. I prezzi non me li ricordo, ve li dico semmai dopo. Questi. Poi ho preso questi, che sono due pacchi. Sono cioccolatini con le faccine, che c'è lo scheletro, la zucca, tutte queste caramelle. Allora, uno l'ho preso per me, per ogni tanto mi mangio il cioccolatino, e uno l'ho preso per mio cugino di 4 anni. Spero che è felice, perché non ho mai preso niente. Allora, questa volta ho detto, li compro qualcosina. Poi, vabbè, queste sono state le cose di Halloween, perché tutte le altre cose costavano abbastanza e poi sinceramente non volevo spendere così tanto, anche se ho quasi. Poi ho trovato questi qua, i Ringo, a forma di crema che frizza alla fragola. Io non so se voi l'avete provati, fatemi sapere. Io ho preso questi per provarli. I Ringo alla fragola non l'ho mai mangiati. Boh, fatemi sapere voi se l'avete provati e poi vi farò sapere se sono buoni. Ovviamente ve lo dirò su Instagram. E ho preso questi, che sono costati credo un po' tantino, eh? Adesso non mi ringo, 3 euro se non mi sbaglio. 3 euro. Io volevo provare, ho detto vabbè. Poi ho preso la cioccolata alla Lindt, perché una l'avevo assaggiata, mi sembra l'arancia, che me l'aveva regalata un'amica, mi sembra, ed era buona, molto buona, perché sapeva di arancia. Per cui cosa ho fatto? Ho preso una bianca, questa, una bustina bianca. Un'altra ovviamente bianca, perché siamo in due, io e il mio ragazzo, e allora, dato che una bustina non basta per due persone, perché io la voglio bella densa, la cioccolata deve essere densa, non liquida, allora ho preso due bianche, poi vi farò sapere come sono, e due all'arancia. Queste qui costavano 1,15 euro, sì, 1,15 euro. Abbastanza boccarucce, però sono strabuone. Ho preso anche queste. Poi, allora, queste non credo, no, non c'entrano niente, però le trovate al supermercato, al Bennet, in promozione a 1 euro e qualcosa, e ho comprato questi qua alla Mars, al caramello, che queste qua sono molto buone, e allora ho preso anche queste.
però dato che ci sono ve le faccio vedere. Per ultimo, questo non ho resistito. Lo so che potrei evitare queste cose perché non sono più una bambina, ma dato che ho visto che ci sono dentro i pupazzetti, adesso l'apriamo insieme veloce, così la vediamo com'è, che sono curiosa, e da quello che ho letto che trovi dentro i pupazzetti, questi qua, del Chupa Chupa 12 collezioni, 12 pupazzi da collezione, almeno spero. E questo l'ho pagata 6 euro e è qualcosa. Sì, solo che ora che la cerco, vabbè, 6 euro è qualcosa. Sì, costa un po' e non sono una bambina, però quando ti piacciono queste cose che non resisti, no? E vuoi fare la collezione, giustamente. Ovviamente adesso guardo se è carino li prendo ancora, se no no. Allora, lo apriamo qua. Carino, l'ho già visto, si vede qui. Si apre dove c'è questo. Si tira su. Wow, cioè è fatto così. C'è dentro il Chupa Chupa. C'è la sorpresa. Aspettate che adesso la vediamo. C'è dentro il Chupa Chupa che sa di fragola. Chupa Chupa alla fragola, poi quante cose che ci sono dentro. Poi c'è questo libricino. Ah, c'è quello. C'è praticamente trovi questi pupazzi. L'ape, c'è scritto il nome. No, vabbè. Se sono carini, li voglio prendere. Dentro c'è. Io ho trovato Fabrizio, in poche parole la volpe. Ho trovato il cappellino, c'è troppo carino il cappellino. Il cappellino, questo è Fabrizio. Beh, potevo trovare qualcosa di più bello, però vabbè. E poi c'è in questo qui, vedo una maglietta. Adesso vediamo che cos'è. Ah no, è una tipo copertina bella morbida. E questo con scritto Chupa Chupa. Molto bello. Di sicuro qua c'è Fabrizio. Perché qua tiri su, lo apri. Qui c'è scritto anche che c'è, lo trovi nel, col download c'è anche il gioco dell'app. Ah, è tipo un portachiave. Che carino, morbidissimo. Che bello. Cioè, in poche parole, ha la sua copertina. Questa e il cappellino che va su in testa. Allora, è molto bello perché è molto carino. È molto bello. Però giustamente pensavo che era molto molto più carino da quello che ho visto, no? Non è male, ha la sua copertina e il cappellino. Eh sì, è tipo porta quasi. Io lo chiamo portachiavi perché lo puoi appendere anche alle chiavi. Non è male, molto bello. Vabbè, per 6 euro non so se ne vale la pena perché sono dei pupazzettini piccolini. Questo, vabbè, sono anche per i bambini, però io volevo provare a vedere che cos'erano perché erano troppo belli. E allora la Lindt della cioccolata 1,15 euro, il Ringo 2,99 euro, poi 3,50 euro il kit
quello di Dracula. Trinchetto 1,10 euro. La casa di zucca 6,49 euro. Dracula 1,69 euro. Sì, quello lì, anzi, è costato quasi 7 euro, 6,95 euro. Quello del pupazzo, un po' tantino. E niente, vabbè, poi tutte le altre cose che giustamente. Questo è lo scontrino, questi sono i prezzi, spero che si vedono. E niente, queste sono le cose che ho comprato e ho preso. Lo so che non sono un granché, però vi assicuro che tutta sta roba, a parte che non me la mangio tutti i giorni, perché non sono tanto di caramella, ogni tanto vado e li prendo. E poi non sono da sola perché giustamente c'è anche il mio ragazzo, ogni tanto glielo do anche ai miei, ogni tanto mio cugino piccolino, eccetera. Per cui già avviso questa cosa perché non si sa mai che poi nei commenti, ma fanno male le caramelle, bla bla bla. Perché ogni tanto in certi video leggo dei commenti assurdi che preferisco che non me li scrivono perché tanto non mi interessano quello che dicono gli altri, però vabbè, lasciamo perdere. Detto questo, anche oggi il video è durato fin troppo. Io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Non so se questo video lo metterò prima, meglio di sì, prima di Halloween, per cui lo vedete prima di Halloween. E niente, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!